Donare a scuola collaide, un'iniziativa che l'Istituto Fermi porta avanti anche per sensibilizzare le coscienze dell'opinione pubblica dei ragazzi. Sì, sicuramente oggi è un incontro molto importante di informazione, di sensibilizzazione dei nostri ragazzi su un argomento così importante. Si inserisce perfettamente all'interno di un percorso di educazione alla salute che il Fermi porta avanti ormai da 2 anni. Tra l'altro oggi sensibilizzare i ragazzi riteniamo che sia di fondamentale importanza su questo argomento, perché quello che forse blocca più degli altri è l'ignoranza, e quindi in questo caso questo incontro servirà soprattutto a fugare, a dissipare qualunque dubbio questi ragazzi abbiano, in modo tale da potersi avvicinare in maniera consapevole e cosciente alla donazione e al trapianto degli organi e dei tessuti. Tra l'altro oggi è una giornata molto importante, molto sentita dai nostri ragazzi, perché sarà presente, è presente qui con noi anche i genitori della nostra Sofia, della ragazzina che purtroppo è venuta a mancare lo scorso anno, e quindi questo loro intervento sicuramente sarà molto sentito da tutta la popolazione delle Fermi, proprio per la sensibilità che questi genitori hanno avuto nel donare gli organi di Sofia a una persona per dare la vita a qualche altro. I coniugi Tedesco sono oggi qui per dare la loro testimonianza e invogliare anche i giovani a donare. Voi lo avete fatto con gli organi di vostra figlia, ricordiamo, di Sofia, no? Sì. Era una cosa, prima che succedesse tutto questo, impensabile, perché credevamo che era una cosa, invece poi abbiamo capito che Sofia, oltre a vivere ancora, abbiamo capito che abbiamo dato la vita a persone che ormai, io dico una cosa, sì, dico solo una cosa, quando abbiamo preso questa scelta, questa decisione, più che altro non abbiamo pensato che Sofia potesse ancora rivivere, cioè continuare a vivere. Abbiamo pensato che altri genitori, noi piangevamo, ma altri genitori l'indomani potevano riavere di nuovo i loro cari e felicemente continuare la loro vita. Oggi è un momento interessante, è un momento particolare, è un momento di sensibilizzazione dei giovani, perché ecco, bisogna innanzitutto sensibilizzare i giovani, perché quando succede un evento disastroso, di un incidente, di una malattia improvvisa, e poi devono essere i genitori a decidere, diventa ecco, molto più straziante e molto più difficile. Invece ecco, iscriversi a donare gli organi significa donare la vita, ma bisogna fare anche una riflessione, che io la rivolgo a tutti i giovani, a noi stessi. Ecco, pensare che noi possiamo essere dall'altra parte, pensare che noi potremmo avere di bisogno di un organo per poter continuare a vivere, un nostro figlio potrà avere di bisogno di un organo per continuare a vivere, allora ecco, la scelta di diventare donatore diventa importante proprio per questo. Siamo a un ottimo punto, ma c'è sempre tanto da fare. I giovani sono il nostro futuro e noi dobbiamo far sì che loro possano fare una scelta consapevole sulla donazione degli organi, e che la debbano fare in un momento di serenità, di vita spensierata qual è quella loro, che chiaramente non condizionerà in alcun modo l'evoluzione della loro vita, ma semplicemente fra 100 anni di vita e dopo 100 anni di salute, quando si concluderà il loro percorso di vita, poter dire sì, voglio che i miei organi possano essere donati a chi può beneficiare, per avere quel trapianto che sarà, diciamo, la terapia che garantirà la salvezza di chi ha un'insufficienza d'organo terminale. Io sono Antonio Lauricella, presidente provinciale Aido. Diciamo che il lavoro che noi facciamo giornalmente è sì quello di sensibilizzare per far aumentare la cultura sulla donazione, ma anche, diciamo, specie nei giovani, come diceva la dottoressa Piazza, di far capire che alla fine donare significa anche fare un grosso gesto di amore e ridare speranza di vita a chi ha perso queste speranze. Io devo lamentare solo una cosa: qui in provincia di Agrigento, io sono il presidente provinciale, abbiamo 4 gruppi, però con una provincia così grande, 4 gruppi diciamo che sono pochi.